Dio onnipotente, capo di tutte le cose, esercita il potere regale dal suo trono, governando su tutte le cose, guidandoci su questa terra. Vieni davanti a Lui, impara in ogni momento, le persone, gli oggetti e le cose sono tutti ammessi dal trono di Dio. Se capita una malattia, Lui ha buone intenzioni, non lamentarti mai. Egli donerà la sua grazia. Possa Egli mettere la fede in noi. Tutte le sue parole sono così, così dolci. La parola di Dio è medicina. Anche se il corpo soffre, non puoi avere i pensieri di Satana. Loda Dio durante la malattia, non perdere il cuore e non rinunciare. Dio illuminerà la sua luce quando tu la cercherai. Pensa a Giobbe quanto era fedele. Dio è un potente medico. Se vivi nella malattia, ti ammalerai. Se vivi nello spirito, starai bene. Se tu respiri, Dio non ti lascerà morire. La vita di Cristo resuscitato è in noi. Ma a noi manca davvero la fede in Dio. Possa Egli mettere la fede in noi. Satana, la parola di Dio salverà rapidamente i nostri cuori. La parola di Dio è il nostro sostegno, dissipa tutte le cose cattive, una pace in tutte le cose. La fede è come un ponte di un sol ceppo. Il vigliacco non lo può attraversare, ma coloro che si sacrificano potranno invece passare. Satana inganna se si hanno timidi pensieri. Satana escogita molti modi per provare a mandarci i suoi cattivi pensieri. Pensieri. Prega spesso per la luce di Dio che pulirà il nostro.
per tutti.